Ciao a tutti e bentornati su Storie Vere. La storia di oggi parla di un cerbiatto. Prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Di colpo, e guardò quel cerbiatto sdraiato in mezzo alla strada, inconsapevole del pericolo che si nascondeva nei boschi a pochi metri da loro. Nonostante avesse passato la maggior parte della sua vita immerso nella natura, Steve non aveva mai avuto un incontro del genere. Si girò e gettò un'occhiata spaesata ai suoi amici. Nessuno sapeva come comportarsi. Era una situazione assurda. Steve e i suoi amici stavano percorrendo una strada in mezzo ai boschi. Steve era al volante dell'auto. Il gruppo rideva e scherzava. Era una giornata di relax. Poi, all'improvviso, Steve frenò. Gli uomini guardarono la strada davanti a loro. C'era un cerbiatto sdraiato sull'asfalto. Il primo pensiero fu che era stato investito da un'altra macchina, ma non c'erano segni di ruote sull'asfalto. Steve scese dall'auto e si avvicinò al cucciolo. Era in una posizione strana, accucciato sulle zampe lunghe e immobile. Sembrava paralizzato, sembrava che stesse provando a nascondersi. Anche gli altri uomini scesero e si avvicinarono al cerbiatto. Non sapevano cosa fare. Dovevano aiutarlo ad alzarsi? Oppure era meglio non toccarlo? Sembrava piccolissimo, come se fosse appena nato. Ma allora dov'era la madre? Poi uno degli uomini si accorse che il cucciolo aveva gli occhi spalancati. «Sembra appena nato, non può sopravvivere da solo», disse Steve ai suoi amici. «Ma se è davvero appena nato, tra poco si alzerà, giusto?» Steve decise che doveva salvare la vita di quel cerbiatto, così propose di spostare la macchina in mezzo alla strada per coprirlo fino a che non si sarebbe alzato, almeno sarebbe stato al sicuro dalle altre macchine. Ma prima che Steve potesse fare un passo, lui e i suoi amici sentirono dei rumori provenire dal bosco. Sono confusi, avevano cercato la madre del cucciolo lì intorno e la zona gli era sembrata deserta. Da dove veniva quel rumore? Si guardarono intorno in silenzio, nella speranza di scorgere la madre, ma niente. Dopo qualche minuto ci fu di nuovo un rumore, questa volta più forte, più vicino. Steve si accorse che il cerbiatto aveva ancora gli occhi aperti e stava fissando un punto preciso davanti a lui. Steve seguì lo sguardo e fu allora che si accorse del pericolo che si nascondeva nell'ombra dei boschi. Non era stata la madre del cerbiatto a fare quei rumori, ma un puma! Il puma era nascosto tra i cespugli, aspettava che gli uomini se ne andassero per attaccare il cerbiatto. Il cuore di Steve si fermò. I suoi amici, ignari di tutto, erano girati di spalle a pochi metri dal pericoloso predatore. Steve lanciò un urlo, li avvisò del pericolo e gli disse di battere i piedi e fare rumori più forti per spaventare il puma. Il suo piano funzionò. Il trambusto cacciò l'animale, che se ne andò rinunciando alla sua preda. Il gruppo tirò un sospiro di sollievo, ma pochi minuti dopo sentirono un altro rumore. Si girarono lentamente, terrorizzati all'idea che il puma potesse essere tornato. Erano pronti al peggio.
quando si accorsero che era la madre del cerbiatto. Era spuntata da dietro un albero a pochi metri da loro e osservava la scena. Il gruppo di amici era emozionato. Quel cerbiatto non era solo. Steve si inginocchiò sul cerbiatto, lo prese in braccio con attenzione e lo portò verso il bosco. Appena vide la madre, il cucciolo scese dalle braccia del suo salvatore e le corse incontro. Steve si girò verso i suoi amici, felice. «Ce l'abbiamo fatta!» gridò. Uno degli uomini aveva filmato tutto e Steve pubblicò il video sui suoi canali social media. Le immagini del piccolo cerbiatto spaventato divennero presto virali e vennero condivise più di 5 milioni di volte. Tutti elogiarono Steve e i suoi amici per aver salvato la vita del cucciolo e averlo fatto ricongiungere alla madre. Tra i commenti ci furono anche persone che però rimproverarono gli uomini, dicendo che non avrebbero dovuto toccare il cerbiatto, che sarebbe tornato da solo dalla madre visto che era a pochi metri da lui. Hanno ragione? Tecnicamente sì, come ha spiegato la VBSPCA, ovvero la Virginia Beach Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Le madri lasciano spesso i cerbiatti da soli per allontanarsi di pochi metri, poi tornano sempre. Toccare uno dei cuccioli potrebbe avere addirittura conseguenze negative, perché la madre potrebbe abbandonarlo dopo aver sentito l'odore. Questa volta però c'era di mezzo un pericoloso puma, quindi le azioni di Steve e dei suoi amici sono state più che corrette. Questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia, ciao!